Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare un antipastino. Andiamo a preparare una cheesecake salata. Faremo una cheesecake molto molto fresca perché prepareremo insieme sulla superficie di questa cheesecake una gelatina di zucchine alla menta. Andiamo a vedere insieme gli ingredienti. Allora, partiamo dalla base della nostra cheesecake. Io utilizzerò un disco perché l'ho già cotto precedentemente e ritagliato a misura del mio stampo da 22 centimetri. Utilizzerò un disco di pasta brisée. Questa è la mia pasta brisée. Vi metterò il link alla fine del video. Poi creerò la mia farcia, quindi la prima, diciamo, il frosting, la crema, va bene, di questa cheesecake sarà a base di mascarpone e un arrostino di prosciutto cotto. Questo è un arrostino al forno, va bene? Esattamente alle erbe aromatiche. Chi di voi non amasse il mascarpone può sostituirlo con della ricotta di mucca ben setacciata, mi raccomando. Poi faremo la nostra gelatina di zucchine e menta, per cui abbiamo bisogno di zucchine, di menta fresca, che andremo poi a condire con olio, pepe, un pochino di sale. La gelatina la prepareremo con un pochino di acqua e un pochino di amido di mais. Allora, la prima cosa che vado a fare, ungo leggermente queste fettine di zucchine tagliate a metà, metto un filino di sale e me le porto al microonde per 30 secondi. Messe le zucchine al microonde, io comincio subito a versare il mascarpone e l'arrostino di prosciutto all'interno di questo contenitore e andrò a lavorare entrambi con il mio mini pimer fino ad ottenere una crema bella liscia. Io sono arrivata alla consistenza di crema desiderata. Ciò che non vi ho detto è che ho aggiunto alla mia crema un filino di olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e una macinatina di pepe. Adesso vado a montare il disco di brisè all'interno del mio anello e ci va giusto giusto. Dopodiché, una a una, con santa pazienza, vado a mettere le zucchine tutto intorno al bordo. Ecco, mi sembra di avere sfoderato tutto lo stampo. Adesso vado a trasferire la crema all'interno. Allora, sto pulendo i bordini, come vedete, e adesso il mio piatto va in freezer per una ventina, 30 minuti. Mentre la cheesecake riposa in freezer, io preparo la zucchina. Allora, la taglio in quattro, in questo modo, e tolgo la parte bianca. Ecco qui. Allora, una volta spezzettate le zucchine, vado a prendere il mio pentolino dove metto olio extravergine d'oliva e menta che andrò a sminuzzare grossolanamente. Io voglio che questo mio piatto abbia proprio la freschezza della menta. Non dobbiamo soffriggere, quindi aggiungo anche le zucchine in questo modo e trasferiamoci sui fornelli. Allora, olio, zucchine, menta, per il momento non abbiamo messo altro, per cui procediamo a mettere un pochino di sale, senza esagerare, sapete che io non esagero mai con il sale, soltanto che basta, una macinatina di pepe perché qui ci sta veramente bene. E portiamo a cottura per circa 5-6 minuti. Le mie zucchine sono pronte, che
Quindi a questo punto ci trasferiamo di nuovo sul banco perché andiamo a passarle, a tritarle con il mini pimer. Ora vi faccio vedere come ho ottenuto il tipo di consistenza e di colore che dobbiamo ottenere dalle nostre zucchine. A questo punto io devo andare a creare la base per quello che sarà la nostra gelatina, quindi in un bicchiere di acqua fredda vado a diluire, a sciogliere il mio amido di mais, così lo farò sciogliere per bene, completamente. Quando sarà sciolto lo metterò nel pentolino dove abbiamo frullato le zucchine e lo porterò di nuovo sui fornelli a bollore. Ecco, l'amido è ben sciolto, quindi adesso vado a versarlo interamente all'interno del pentolino. Un'ultima frullata con il mini pimer e torniamo sui fornelli. Aspetto che la nostra, diciamo così, emulsione raggiunga il bollore. La mia emulsione si è addensata, ve la faccio vedere, vedete? Quindi adesso andiamo fuori dal gas. Guardate, a questo punto a filo vado a versare un pochino di olio, così, in questo modo. Mi darà fluidità e lucentezza alla mia salsa. E nel frattempo, vedete, ho tirato fuori la cheesecake dal frigo e vado a rovesciare la mia salsa fino a filo cerchio. Io a questo punto sono pronta per portare di nuovo la cheesecake in frigo. Allora, o la lasciamo nel frigo per circa 3-4 ore o gli diamo un'ora di freezer, scegliete voi. Ecco qui la nostra cheesecake. Allora, io l'ho lasciata riposare in frigo senza fretta, ha superato le 4 ore. Adesso vado a staccare i bordi della mia cheesecake dall'anello, dal disco d'acciaio. Per voi sarà molto più semplice perché probabilmente utilizzerete da casa uno stampo a cerniera. Vedete, io il mio anello lo sfilo delicatamente andando verso il basso. Ecco perché dico per voi utilizzare uno stampo, ecco, ce l'ho fatta, avete visto? Utilizzare uno stampo, diciamo, a cerniera sarà veramente più semplice, però anche noi ce l'abbiamo fatta. Guardate, prendendo delle fettine di zucchina molto ben lavate, logicamente, molto tagliate abbastanza sottili, basta tagliare, incidere praticamente la metà della zucchina per dargli questa forma così. E gli daremo leggermente un pochino di movimento. Non è obbligatorio, però come dico sempre io, l'occhio vuole la sua parte. Credo che sia veramente bellina e soprattutto è molto molto gustosa. Vi ripeto, questa gelatina di zucchine alla menta che abbiamo preparato per la superficie andrà a contrastare la parte leggermente più grassa del frosting. Quindi, detto questo, a me non resta che augurarvi un buon appetito se la rifarete e vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, invitandovi come d'abitudine ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video e, se possibile, condividere le mie video ricette sui social. Un grande saluto a tutti voi da Rita.